C'è da dimenticarsi l'idea di realizzare il raddoppio ferroviario fra Albairate e Abbiategrasso con i 126 milioni stanziati dal PNRR. A confermarlo è il sindaco di Abbiategrasso, Cesare Nai, a margine della presentazione dei due nuovi treni appena attivati sulla linea Milano-Mortara. I tempi sono stretti perché è il 2026 che la scadenza del PNRR è dietro. No, le cose sono cambiate, nel senso che i tempi sarebbero stati stretti se si fosse dovuto utilizzare i fondi del PNRR, che sono i 126 milioni famosi. Questi 126 milioni non sono assolutamente sufficienti, ce ne vogliono 270, e quindi si tratta da parte del Ministero di andare a reperire, diciamo, a livello appunto dello Stato la somma necessaria per poter realizzare l'intera opera. Ma i 126 milioni del PNRR verranno utilizzati per questo raddoppio oppure il governo dovrà trovare una cifra totalmente? Dovrà trovare una cifra totalmente al di fuori. Per il primo cittadino di Abbiategrasso è indispensabile che sia ora il governo a garantire il raddoppio trovando fondi dal bilancio dello Stato. Ciò implica che marzo 2026 è una data irrealistica, non per il PNRR, ma perché verosimilmente con fondi ancora da trovare e cantieri ben lontani dal poter partire, l'infrastruttura tanto attesa da Abbiategrasso non potrà essere completata entro la fine del secondo mandato del sindaco. Un Nai che però si dice soddisfatto almeno dell'arrivo dei nuovi treni tanto richiesti dai pendolari, convogli che dovrebbero almeno ridurre il problema dei ritardi dovuti ai guasti di treni obsoleti. Beh, è un primo passo, è un possibile risposta, diciamo, immediata per quello che è il traffico oggi che è possibile dare. È chiaro che il grande tema, che è sempre quello del raddoppio della linea ferroviaria, rimane all'ordine del giorno. Anzi, io voglio cogliere l'occasione per ribadire la forte volontà delle nostre amministrazioni, dell'amministrazione di Abbiategrasso in particolare, con RFI, con Regione, ma con il Ministero, di voler andare, diciamo, a trovare il reperimento dei fondi che sono necessari per realizzare l'opera. Ormai si sa, i 120 milioni del PNRR non sono assolutamente sufficienti, ma questo non vuol dire aver abbandonato l'idea e voler portare avanti il progetto, che io sono fiducioso verrà realizzato.